Buongiorno, possiamo? Cosa farete a Ferragosto? C'è bel tempo, mare. Mare, sì, sicuramente. Sperando che il tempo sia bello. Comunque, mare è la parola d'ordine. Sì, esatto, sì, mare. E divertimento e famiglia. Certo. Altrimenti relax, passeggiata tranquilla. Si sta preparando al Ferragosto? Io sono sempre pronto perché sono in pensione, quindi il Ferragosto per me è come un altro giorno. Ah, quindi lei dice un giorno come un altro. Sì, un giorno come un altro. E quindi qualche giorno in montagna sicuramente lo farò. Buongiorno, Ferragosto dove andrà? A casa. A casa. Perché da sola? Tutti a casa ci hanno detto, ma perché? Perché di soldi non ce ne sono e comunque sono abituata. Cioè non, sinceramente se devo uscire preferisco un altro giorno e non il giorno di Ferragosto perché c'è troppo casino in giro. Come per esempio per andare al mare preferisci altri giorni? Sicuramente sì. Niente, non c'è soldi per andare da qualche parte. Rimarrà qui? Qui no, a casa mia. Io vado in montagna. Beh, questo è tutto. Cerco di passare una buona giornata. Speriamo che non piove. Va bene, questo è tutto. Perché faccio i bambinai? E non li può portare al mare? Lo porta la mamma e papà. A casa. Ma quasi tutti ci avete detto a casa, perché? Perché lavoro, sto con una persona anziana, quindi devo collaborare. Ah, quindi per motivi di lavoro. Sì. Altrimenti dove saresti andata? Da nessuna parte, penso. Con i nipotini, boh? A Ferragosto penso che porterò mia nipote a qualche parco, a qualche parte. Niente di particolare, in famiglia. Non è una, diciamo, festa che sentite molto? Sì, però per problemi familiari rimaniamo a casa. Una volta ci andavo, mo. Dove andava? Mi racconti. Prima di tutto sono di Aquila, cercavo di riandare al paese, andavamo al mare, andavamo tante parti, adesso è arrivato il boom. Però ci si può tornare, lei che dice? Quando rinasco. E perché? Ma adesso sono troppo piccolina, sono minorenne. E appunto da minorenne al mare ci può andare, si divertirà sicuramente. 88 anni, vedi un po'. Complimenti. A Ferragosto, allora, io sono in ferie, ma perché sono in ferie? Perché mia moglie e mia figlia sono partite, quindi io sto in ferie, tranquillamente da solo. E sta beato! Se ne sono andati in Sardegna. E a lei perché non ce l'hanno portato? No, non ci sono andato io, perché loro camminano, fanno un sacco di strada, io invece voglio stare tranquillo. Sto a casa. Perché? Sto sola, stiamo solo io e mio figlio, lavora e sto a casa. Io non ho parole. In che senso? Che devo dire? Mi sto a casa, farò un po' di riflessione per il dopo voto, che cosa succede? Ma lei già sta pensando alle elezioni? Sì, perché stanno a litigare e noi ci siamo a pensare. Ma non ci pensi almeno a Ferragosto? Vabbè, troveremo qualcosa da fare. Programma ancora non si decide. Però alle elezioni adesso non ci pensi, sia tranquillo fino a Ferragosto e poi se ne parla. Intanto gli italiani che adesso si divertono, dopo cosa succederà?